Le stelle di Azus. Le stelle di Azus. E sul finir del dolce mese di settembre, sì, un altro appuntamento con le stelle di Azus, ovvero il racconto dell'oroscopo settimanale curato, redatto e raccontato a viva voce dal nostro astrologo di riferimento, il nostro amico Azus. Benvenuto Azus. Ciao Pasquale. Ancora no, poi benvenuto. La trasmissione è la tua. Però diciamo che il conduttore deve fare un po' gli onori. Il suo mestiere. Il suo mestiere. Allora, settimana dal 24 al 30 settembre 2018, quindi ultimo giorno, domenica 30 settembre. Sì. E in questa settimana, Azus, dal momento che tu giovedì mattina aprirai la tua linea telefonica per dispensare consigli e per chiacchierare un po' della situazione astrale del momento con i nostri amici al numero che vedete in sovraimpressione, a quali consigliamo di chiamarti giovedì mattina alle 11.30? Allora, segno dell'Ariete in primo piano, no? Perché comunque ci sono queste opposizioni dalla Bilancia che non vi lasciano tranquilli, però questa settimana ci sarà una bellissima luna piena, poi ne parleremo, ma mi piacerebbe sentirvi perché ci sono molte cose da mettere a punto in questo periodo, sia sul lavoro sia per quanto riguarda la sfera sentimentale. Anche il Cancro ha bisogno forse di un sostegno in questo periodo in cui tante cose sembrano rallentare. E poi la Bilancia, perché per la Bilancia è iniziato il suo mese, il mese del proprio compleanno, e insomma ha bisogno di una scarica di adrenalina la Bilancia, grazie anche a questo Marte. Comunque siete più coraggiosi del solito, però ogni tanto a causa di Venere e del Sole avete qualche indecisione di troppo. Te l'avrei chiesto anche io della Bilancia a nome di una nostra follower che dice: ma insomma Azus, ma la Bilancia, la Bilancia quando? Ma la Bilancia sta per vivere una svolta importante, eh? Certo, già il Sole e Mercurio nel segno portano delle novità interessantissime per quanto riguarda il lavoro, ma la vera svolta ci sarà tra qualche settimana quando Giove entrerà nel segno del Sagittario. Iniziamo allora il racconto dell'oroscopo settimanale dal 24 al 30 settembre 2018 all'interno delle stelle di Azus, partendo dall'Ariete. Sì, abbiamo detto, per il segno dell'Ariete questo è un periodo sempre un po' particolare: quando inizia l'autunno voi andate un po' in difficoltà, c'è questo Sole opposto, quindi non vi sentite in perfetta forma, c'è anche Mercurio nell'opposto segno della Bilancia, alcuni progetti a cui stavate lavorando sembrano rallentare, ci sono delle difficoltà anche di comunicazione con le persone che vi circondano. Insomma, è un periodo in cui siete anche particolarmente nervosi, perché questo Marte poi nel segno dell'Acquario vi rende piuttosto aggressivi, ma la settimana promette molto bene. Non lunedì sarà una giornata molto delicata, in cui dovete fare attenzione ad ogni cosa che farete, perché sarete distratti, perché facilmente dimenticherete qualcosa o direte delle cose fuori luogo. Ma già a partire dalla giornata di martedì, con una bellissima luna piena nel vostro segno, cominciate a recuperare. Prima da un punto di vista sentimentale, con una luna che diventa romantica, che mette in evidenza la passione. Poi piano piano anche il lavoro tornerà ad offrirvi delle occasioni, in maniera particolare nelle giornate di giovedì e di venerdì, quando la luna sarà nell'amico segno del Toro. Bello il weekend, il fine settimana, con una domenica interessantissima. Il Toro, hai fatto girare Simone, ma quando hai detto bello il weekend, Simone si è girato. Allora, il Toro poi, Azus. Beh, per il Toro questo è un periodo sempre pieno di complicazioni. Quanto sente dire bello, penso sempre che stanno dicendo lui. Ma secondo me quando sente dire Toro. Ah, oddio. Ok, però per il Toro devo dire anche a Simone che il periodo non è eccezionale, dobbiamo ammetterlo, c'è una Venere opposta, Giove opposto, Marte nel segno dell'Acquario che vi mette in crisi, insomma ci sono parecchie cose che dovete risolvere innanzitutto sul lavoro, perché questo Mercurio pone l'accento proprio sulla vostra attività professionale, dovete impegnarvi. Ogni tanto dovete mandar giù qualche piccolo rospo, ma insomma, tutto sommato le cose sono in fase di miglioramento, no? Dobbiamo dire. La Luna poi verrà a farvi visita nelle giornate di giovedì, di venerdì, ma anche di sabato, e quindi sarà una Luna che vi metterà di buon umore. Prima di allora, però, in maniera particolare, martedì e mercoledì
avrete un po' la testa tra le nuvole, sarà difficile concentrarsi sul lavoro e qualcosa potrebbe sfuggirvi. Quindi mi raccomando, massima concentrazione soprattutto in quelle giornate. La domenica, beh, dovete dedicarla alle cose che vi piacciono di più. Va bene, allora con le dovute raccomandazioni al giovane Simone. Allora, poi le stelle di Azus, dopo il Toro, i Gemelli. Gemelli, segno in netta, grande ripresa, con questo bellissimo Mercurio nel segno della Bilancia che porta delle novità che riguardano il lavoro, porta delle notizie, porta delle nuove occasioni anche per chi è alla ricerca di una prima occupazione. Ecco, questo è un periodo assolutamente favorevole, datevi da fare, magari spedite il vostro curriculum. Lunedì sarà una giornata piuttosto impegnativa comunque a causa della Luna nel segno dei Pesci, poi però le cose miglioreranno nettamente. Martedì e mercoledì le giornate migliori da dedicare alle amicizie, ma da dedicare anche all'amore. Marte nel segno dell'Acquario vi rende più passionali, più intraprendenti, vi piacciono anche le avventure e c'è la possibilità di viverne in questo periodo. Un po' sottotono invece le giornate di giovedì e di venerdì con la Luna nel segno del Toro, che vi rende anche un po' malinconici, ma la domenica sarà brillante sotto tutti i punti di vista. Subito il Cancro, Adus. Beh, per il Cancro abbiamo detto, ci sono delle difficoltà. In famiglia, Mercurio, Sole, vi costringono a dare il massimo, no? Dovete occuparvi anche di questioni che riguardano i vostri familiari, c'è qualche spesa da affrontare proprio per dei miglioramenti in casa, anche qualche spesa imprevista. Però insomma voi tutto sommato potete tenere botta, come si suol dire, no? C'è una Luna meravigliosa lunedì, quindi se dovete prendere un'iniziativa, l'avvio di settimana è il giorno migliore. Attenzione invece a martedì e mercoledì, Luna piena nel segno dell'Ariete, un segno che per voi rappresenta il lavoro, il successo, le aspirazioni, gli obiettivi. Forse avete studiato qualche progetto un po' troppo ambizioso e sarà il caso magari di ridimensionarlo, soprattutto se si tratta di sborsare troppi soldi. Bellissime le giornate invece di giovedì e di venerdì con una splendida Luna nel segno del Toro che vi dà degli appoggi importanti, delle protezioni importanti. Qualcuno quindi è pronto a darvi una mano in caso di difficoltà. Attenzione alla domenica, perché sarete malinconici e qualcuno può pensare a qualche esperienza del passato, ripensare a qualche esperienza del passato, ma non tornate indietro, perché questa Venere in Scorpione vi chiede di guardare soprattutto alle nuove esperienze sentimentali con grande ottimismo. Le stelle di Azus, pagina Facebook, si chiama Oroscopo di Azus. Azus al telefono il giovedì mattina a partire dalle 11.30, vi potete prenotare anche adesso. Noi parliamo subito del Leone, Azus. Sì, per il segno del Leone la presenza di Marte in Acquario vi rende irascibili, no? Quindi pronti subito a dare battaglia per dei motivi anche futili certe volte. Tutto ciò sarà evidente soprattutto nella giornata di lunedì, in cui inizierete a vedere nemici un po' dappertutto. Ecco, le cose miglioreranno poi con la Luna in Ariete, martedì e mercoledì riuscirete a guardare lontano. Ecco, quelle sono delle giornate ideali per fare dei progetti anche a lunga scadenza. Approfittate di questo Mercurio in Bilancia che vi mette in comunicazione con le persone giuste. Giovedì e venerdì invece la Luna nel segno del Toro fa tornare un po' di cattivo umore, mentre la giornata migliore è sicuramente domenica, una Luna splendida nel segno dei Gemelli, una domenica da vivere con i vostri amici, con il vostro partner. Ecco, a proposito dell'amore, c'è qualcosa da limare in ambito sentimentale e domenica avrete la possibilità di trascorrere dei momenti eccitanti ed emozionanti con la persona che amate. Subito la Vergine. Per la Vergine c'è una Luna opposta lunedì, quindi inizierete la settimana di cattivo umore, no? Tutto vi sembra complicato, difficile da ottenere, però in effetti voi avete delle grandi chance, delle grandissime occasioni proprio in questo periodo. Ve ne renderete conto soprattutto nelle giornate di giovedì e di venerdì, quando ci sarà una Luna magnifica. Ecco, lì possono arrivare dei successi che riguardano proprio la vostra professione. Questo Mercurio vi permette di incassare. Interessanti anche i rapporti sentimentali, l'amore sembra essere diventato un po' più leggero, un po' più allegro, è quello di cui avete bisogno in questo periodo, però sembrerete dimenticarvene nella giornata di domenica con la Luna nel segno dei Gemelli. Ecco, lì sarete particolarmente nervosi e pronti anche a criticare il partner con tutto ciò che ne consegue. Le stelle di Azus, siamo al segno della Bilancia. Sì, la Bilancia. Qualcuno ci chiedeva, ma questa Bilancia quando recupera? Allora, amici bilancini,
mi devo subito mettere in guardia. Purtroppo Saturno nel segno del Capricorno vi costringe a dei sacrifici, a tanti sacrifici, quindi la situazione non sarà mai tutta rose e fiori. Chiaramente tende a migliorare nettamente con questo Sole e questo Mercurio nel vostro segno, che portano delle migliorie, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Ecco, qualcosa che vi sembrava assolutamente perduto fino a qualche giorno fa potrebbe dare segnali di ripresa, d'accordo? Attenzione alla luna piena però nella giornata di martedì nel segno dell'Ariete, perché tende un pochettino a confondervi. È molto bella invece per l'amore, soprattutto per chi deve iniziare una nuova storia grazie a questo Marte passionale. Ecco, se c'è una cosa che sembra funzionare un po' meglio in questo periodo sono proprio i sentimenti. Dovete approfittarne, anche perché l'amore e la vicinanza del partner vi permette di superare alcune difficoltà che, devo dire, non ci sono nemmeno sul lavoro, ma sono personali. Non vi sentite soddisfatti e c'è sempre qualcosa che manca nella vostra vita. Domenica sarà una giornata bellissima. Lo Scorpione, Azus. Beh, per lo Scorpione, Venere nel vostro segno è sicuramente una presenza stimolante per l'amore. È chiaro che vi permette di affrontare questa quadratura di Marte nella maniera migliore. Ci sono dei contrasti in famiglia e con il partner, ma sapete prenderli nella maniera giusta, nella maniera migliore. Luna meravigliosa, proprio lunedì nel segno dei Pesci. Emozioni a non finire proprio per quanto riguarda i sentimenti e l'amore. Attenzione invece al lavoro, perché c'è qualcosa che vi sfugge da un punto di vista professionale, qualche conto che non vi torna. Tutto questo sarà particolarmente evidente nelle giornate di giovedì e di venerdì, però attenzione, perché quando notate che qualcosa non funziona sul lavoro cominciate a prendervela con i vostri collaboratori, con i vostri colleghi, e questo vi mette in cattiva luce. Le stelle di Azus, ricordate, giovedì mattina il tema Natale, ovvero il vostro oroscopo personalizzato, se volete al telefono o anche in email su WhatsApp, ovviamente curato e redatto da Azus. Scrivete e telefonate ai contatti che vedete in sovraimpressione per chiedere insomma ulteriori informazioni. È una bella esperienza quello dell'oroscopo personalizzato, ve la consigliamo al di là di ogni cosa. Gli ultimi quattro segni, Sagittario, Azus. Sì, per il Sagittario, allora, la situazione generale qual è? Venere Giove nel segno dello Scorpione. Significa che siete sempre un po' insoddisfatti di come vanno le cose, soprattutto per quanto riguarda il rapporto con il partner. Però c'è una luna meravigliosa, martedì nel segno dell'Ariete, che vi permette di recuperare entusiasmo e probabilmente qualcuno di voi si riscoprirà proprio innamorato del proprio partner. Bellissime invece le nuove storie, le nuove avventure. Ecco, lì l'unico rischio è che forse vi illudete, no? Che qualcosa possa durare anche per sempre. Vivetevi le esperienze così come vengono, sempre senza fare troppi programmi per il futuro. Bene il lavoro. Il lavoro sta recuperando nettamente grazie a Mercurio nel segno della Bilancia. Ve ne renderete conto proprio nelle giornate di martedì e di mercoledì. Attenzione alla domenica, c'è una luna opposta nel segno dei Gemelli, vi sentirete un po' stanchi, avrete bisogno di recuperare, quindi non organizzate cose troppo stressanti. E poi, parola d'ordine ancora una volta, con il partner cercate sempre di organizzare dei momenti di grande intimità. Il Capricorno, Azus. Beh, Capricorno, le cose vanno assolutamente bene per quanto riguarda l'amore, c'è una Venere spettacolare nel segno dello Scorpione, ci sono anche dei rapporti, no, che erano nati come delle semplici amicizie che sembrano evolversi in tutt'altra maniera, ve ne renderete conto nelle giornate di giovedì e di venerdì con una luna spettacolare nel segno del Toro, ma anche lunedì è una bellissima giornata proprio per i sentimenti. Questo Marte vi rende anche particolarmente sensuali e passionali. Che cos'è che non funziona come dovrebbe nella vostra vita? Forse il lavoro, perché ci sono dei rallentamenti, ci sono delle notizie e delle risposte che tardano ad arrivare. Questo potrebbe innervosirvi soprattutto nelle giornate di martedì e di mercoledì. A proposito, in quei giorni particolare attenzione la meriterà la vostra famiglia, ecco, i vostri familiari. La domenica forse sarà un po' noiosa per qualcuno, così come l'intero weekend, ma insomma anche nella routine potrete trovare motivi di soddisfazioni e di emozioni, soprattutto se questi momenti di normalità li vivrete in compagnia di chi amate. Le stelle di Azus, ultimi due segni, Acquario e Pesci. Beh, l'Acquario è in forte ripresa proprio per quanto riguarda il lavoro, le idee, le nuove prospettive che si aprono proprio in campo professionale grazie ad un Mercurio spettacolare nell'amico segno della Bilancia. Questa è una settimana particolarmente favorevole proprio alle novità.
che riguardano il lavoro, notizie che possono giungervi nelle giornate di martedì e di mercoledì, delle chiamate, delle proposte anche di lavoro. Attenzione invece a giovedì e venerdì, c'è una luna scorbutica nel segno del Toro, opposta a Venere, rapporti sentimentali che entrano un po' in crisi in questo periodo a causa anche di Marte che transita nel vostro segno. Voi state diventando un pochettino più gelosi, un po' più possessivi, ma soprattutto siete irascibili, ecco, e per qualsiasi cosa andate facilmente fuori di testa, ok? Bella invece la domenica, una domenica che vi permette di recuperare anche da questi due giorni, giovedì, venerdì e in parte anche sabato, che possono vedervi ai ferri corti proprio con la persona che amate. I pesci, ho detto. I pesci, pesciolini! Beh, luna fantastica nel vostro segno nella giornata di lunedì, in aspetto con Venere, vi riscoprite innamorati, vivrete un sacco di belle emozioni, ma sarà tutta una settimana questa positiva, tranne la domenica, perché la domenica sarà un po' stancante, però insomma ci sono delle bellissime occasioni, anche per fare delle nuove conoscenze, voi dovete aprirvi alle nuove esperienze. Venere e Giove, che transitano nel segno dello Scorpione, parlano proprio di questo, della necessità che avete non solo di conoscere persone nuove, ma di conoscere cose nuove, quindi è un periodo ideale anche per chi deve approfondire degli argomenti che riguardano la propria professione, per chi deve iniziare un nuovo percorso anche lavorativo e ha bisogno di apprendere e ha bisogno di imparare. Ecco, questa sarà una settimana particolarmente favorevole sotto questo punto di vista. Qualche piccolo problema in famiglia, abbiamo detto, nella giornata di domenica, ma tutto sommato le cose procedono abbastanza bene. Ma non dovete mai farvi prendere dalla troppa ansia di concludere oppure dalla troppa paura di non farcela. Grazie Azus, grazie a te Pasquale per averci raccontato l'oroscopo della settimana compresa tra il 24 e il 30 settembre, ma grazie soprattutto ai nostri amici telespettatori, le persone che attraverso YouTube, Facebook, attraverso i canali del digitale terrestre, attraverso i canali del bouquet di Sky continuano a seguire e sono sempre di più, sempre in aumento, continuano a seguire, dicevo, le stelle di Azus che tornano la settimana prossima. Le stelle di Azus, le stelle di Azus.